Buonasera e benvenuti al TG Nord. La Regione Lombardia ha assunto oggi la presidenza di turno dell'Associazione dei Quattro Motori d'Europa nel corso di una cerimonia che si è svolta questa mattina a Stoccarda, in Germania. Sentiamo il servizio. La Lombardia da oggi è la guida dei Quattro Motori d'Europa, l'associazione nata 25 anni fa che raggruppa le quattro regioni europee che traino l'economia del vecchio continente. Oltre che la Lombardia ne fanno parte Catalogna, Rhône-Alpes e il Land tedesco del Baden-Württemberg, il cui presidente uscente, Winfried Kretschmann, ha passato il testimone al governatore lombardo Roberto Maroni questa mattina a Stoccarda, la città dove nel 1988 venne siglato il primo accordo di cooperazione tra le quattro regioni e dove oggi hanno firmato il documento Setting the Direction for the Future. L'Unione Europea vive oggi una grave crisi di credibilità e noi siamo i motori anche della riforma delle istituzioni europee, ha affermato il presidente Maroni nel corso della cerimonia di insediamento, sottolineando che l'obiettivo dei quattro motori è quello di valorizzare il ruolo delle regioni, che devono diventare protagoniste in tutti i campi, dal finanziamento delle imprese allo sviluppo del turismo, alla prospettiva per i giovani. Oggi assumo la presidenza per un anno di questa associazione che ci dà la possibilità di sviluppare tutte queste azioni nella direzione che ho detto. Le regioni protagoniste della nuova Europa, delle regioni e dei popoli, da qui passa il futuro. Sono convinto che sia una straordinaria occasione che io voglio cogliere, ha sottolineato Maroni, annunciando che studierà un'iniziativa da sottoporre ai colleghi e da mettere in atto nei primi mesi del 2014 nei rispettivi territori per far capire ai cittadini che bisogna andare a votare, ma per la nuova Europa delle regioni. Abbiamo concordato di incentivare la partecipazione dei cittadini alle elezioni europee, ha aggiunto Maroni, che ha spiegato che l'obiettivo è quello di contrastare la crescente percezione negativa da parte dei cittadini nei confronti dell'Europa, la quale ha e deve avere un futuro, ma deve passare dalle regioni, ha concluso il presidente lombardo.